Ciao e benvenuti sul canale YouTube Giacomo e Claudia, dove vai? Oggi siamo a visitare una tra le manifestazioni più spettacolari nella nostra bella Italia, le Farche. Siamo a Fara Filiorum Petri, un paesino stupendo. La festa delle Farche si svolge ogni anno il 16 gennaio in onore di Sant'Antonio Abate e coinvolge tutti gli abitanti delle contrade di Fara Filiorum Petri, che partecipano con passione a tutte le varie fasi della festa. Venite con noi, andiamo a vederla. Le Farche sono enormi fasci di canne, dal diametro di circa un metro e alte 10 metri. Ogni contrada ne realizza una e nelle prime ore del pomeriggio del 16 gennaio vengono trasportate nel piazzale antistante alla chiesa di Sant'Antonio Abate, dove vengono innalzate e all'imbrunire incendiate. Vengono preparate le Farche. Dopo Natale i contradaioli si organizzano per raccogliere le canne che sono state tagliate ancora verdi nel mese di febbraio dell'anno prima, selezionate e raccolte in fasci composti da 15-20 pezzi l'una. Di solito il 12 gennaio inizia la preparazione della farchia in ogni contrada. La prima fase consiste nel preparare l'anima della farchia, che funge da spina dorsale della farchia stessa. Successivamente si effettua il rifascio, cioè con le canne più lunghe e dritte si ingrossa il diametro sino a raggiungere la dimensione finale. È tradizione che la festa delle Farche sia stata originata da un miracolo per intercessione di Sant'Antonio Abate al tempo dell'invasione francese del 1799. All'epoca Fara era protetta da un grande querceto che si estendeva fino a coprire interamente la contrada Colli. I francesi volevano occupare Fara, ma all'apparizione di Sant'Antonio Abate nelle vesti di un generale, li fermò. Il santo intimò alle truppe di non oltrepassare la selva ed al loro diniego trasformò gli alberi in immense fiamme che scompigliarono i soldati francesi. Da allora quel miracoloso incendio viene simbolicamente ricreato con l'incendio delle Farche. Mentre i falò rischiarano la notte, offrendo uno spettacolo indimenticabile, i cittadini e i visitatori festeggiano con canti e musica della tradizione popolare abruzzese, buon vino e piatti tipici. Sono 15 le contrade che partecipano alla grande festa.
due tra i uomini più esperti di ogni contrada si occupano della legatura del legame, momento questo che richiede forza e grande maestria, perché proprio da questo dipende la stabilità e la bellezza della farchia. La perfezione tecnica della farchia risiede nell'unione di più caratteristiche: la verticalità, il giusto allineamento dei nodi, l'assenza di rigonfiamenti, la grandezza e la corretta sistemazione della singola canna, in modo che appaia all'occhio dell'osservatore come unica. Il giorno 16 gennaio, dalle contrade più lontane, partono i trattori decorati con sopra le farchie. Farra Centro, Madonna del Ponte, Sant'Antonio Abate ed il Giardino le portano a spalla. La partenza delle farchie di Farra Centro è preceduta da un canto delle litanie. Scaricano la farchia appoggiandola sul suolo e quindi, al comando di un uomo chiamato capofarchia, la innalzano in piedi. Quando tutte le farchie sono alzate, si dà l'inizio all'incendio. Alcuni mortaretti incendiano la sommità come una grande torcia. A detta dei partecipanti, la perfezione tecnica viene alla luce solo dopo che la farchia è innalzata. Anche la musica è una sorta di mantra. In questa canzone si narra appunto la vita di Sant'Antonio, dalla nascita fino alla sua esperienza di eremita. E tu, Germani, vorresti in maniera ancora più precisa parlare. Il nostro Sant'Antonio è... We'll be right back.
come dice il grande Davide Rampello, venite a far figliorum petri, ma mi raccomando, non come turisti, come ospiti. Le Farchie non sono solo folklore, sono qualcosa di più profondo, dove la collaborazione, la condivisione scatenano una magia unica. Le Farchie si vivono notte e giorno, per una settimana in ogni contrada del paese. Siamo arrivati al termine. Vi ricordo sempre che siamo sul canale YouTube Giacomo Claudia Dove Vai. Se vi è piaciuto, cliccate un mi piace e ci vediamo alla prossima. Ciao!